Sono il maestro Michele Mangano, veniamo dal Gargano, precisamente Monte Sant'Angelo, e oggi partecipiamo a questa bellissima manifestazione che oltretutto ha una storia incredibile, pare che sia una delle più grandi manifestazioni del territorio, la 108esima edizione se non vado errato, ma comunque partecipiamo perché è un rapporto bellissimo con il dimenticato grande cantore, maestro Alfieri e patriarca della cultura popolare del Sud Italia, quella di Zi Riccardo, Esposito Abate, che ha dato anche molto contributo al nostro Gargano, ha partecipato all'Umbra Forest Folk, tutte le sette edizioni che ha partecipato e non si è mai assentato. Oggi questo nostro riconoscimento vuole essere anche un approccio con questo modo lui di fare della cultura popolare nella sua semplicità, nella sua raffinatezza, anche nella sua saggezza. E sappiamo che lui ci teneva tantissimo a questo evento, un fuoco di Sant'Antonio, mi ha sempre invitato e quest'anno è la seconda volta che noi partecipiamo e partecipiamo ancora una volta di nostra iniziativa, dove lui ha sempre sostenuto che le cose semplici sono le cose più belle della vita e parlava della salute, parlava della vita, ma parlava di questo fuoco Sant'Antonio perché poi oltretutto gli è stato tramandato dai suoi antenati e oggi ci ritroviamo in sua assenza a distanza di un anno dalla sua morte, però la tradizione continua con Giacomo, con Riccardino, ma continua anche con tutta la città e il paese di Somma Vesuviana. E allora noi partecipiamo con il cuore e con la passione come lui ci ha insegnato, anche se io sono uno dei più veterani della tradizione popolare garganica, oggi non c'è bisogno di un titolo, c'è bisogno solo di rimboccarsi le maniche e dire che la musica unisce e non divide.